Oggi nella sezione recensioni del giornale della bellezza.it vi recensiamo i balsami labbra, ovvero i lippini di Neve Cosmetics. I lippini sono quattro nuovi balsami labbra molto decorativi e idratanti, come diciamo definisce il brand, appunto vegan e cruelty free. Iniziamo subito con la descrizione. Iniziamo dal packaging. Allora, noi abbiamo testato direttamente la confezione lancio, quindi la confezione che contiene tutti e quattro i nuovi lippini, quindi i nuovi balsami labbra. La confezione effettivamente è veramente molto carina. Ogni segmento di esso contiene anche la tipologia del balsamo labbra, perché troviamo quattro balsami labbra aventi le stesse comunque caratteristiche, soltanto che hanno un colore differente, una scrivenza, una pigmentazione ovviamente differente. Il packaging interno è realmente molto semplice, anche molto carino, perché comunque ha un color super giù, rosa cipria beige, con appunto su scritto il nome del brand, e voilà, aprendolo sembra quasi un rossetto. I balsami labbra sono costituiti, composti principalmente da burro di karité, olio di girasole e burro di cacao. Sono disponibili quattro tonalità di colore, due di essi sono comunque principalmente dei balsami labbra comunque nude, diciamo hanno una colorazione veramente molto delicata, rosata. Quello più pigmentato è Great Divine, quindi che ha una colorazione comunque sul rosso mattone, che colora comunque molto lievemente le labbra, perché comunque come vedete i toni sono realmente molto chiari, ma del resto non sono dei rossetti, bensì dei balsami labbra. La mia opinione. In realtà testo questo prodotto da tanto tempo, perché comunque i lippini sono già usciti da qualche mese. Allora, per quanto riguarda la sua funzionalità, io sinceramente in primis non amo la profumazione, purtroppo è una profumazione persistente che dà anche fastidio a chi vi sta vicino, se sicuramente è intollerante a determinate profumazioni. Quindi purtroppo la profumazione non mi piace. La sensazione che si ha una volta applicati sarà magari per i componenti comunque super vegan o comunque naturali. È una sensazione comunque pastosa, quindi tra profumazione e tra sensazione pastosa, devo dire che sicuramente non sono dei balsami labbra, non sono tra i miei preferiti. Sicuramente come idratazione ci siamo, perché comunque il prodotto è molto idratante, però c'è anche da dire che uno di questi lippini, di questi balsami labbra, costa all'incirca sulle 8 euro e nonostante il prodotto sia 3,5 e la profumazione a mio avviso non è gradevole, non è tra i miei balsami labbra preferiti. Sicuramente con molto meno riesco a trovare un prodotto a mio avviso più performante. Per quanto riguarda il packaging, è sicuramente bellissimo, quindi comunque se siete amanti del brand, se comunque volete portarne uno in borsetta, potete sicuramente utilizzarlo. Ripeto, non aspettatevi un rossetto, perché comunque sono dei balsami labbra che vi danno un po' questo finish. Potete applicarlo anche sul vostro rossetto, sulla tinta labbra, ma ricordatevi che se applicate dei balsami labbra, del burro cacao sulle tinte labbra, le tinte labbra cominceranno ad essere transfer. Diciamo che in definitiva a me questo prodotto non piace, piace solamente il packaging, però per quanto riguarda funzionalità e profumazione, ahimè, non rientra tra le mie categorie di prodotti top. E niente, ragazzi e ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete già provato questo prodotto, se rientra tra i vostri prodotti top o tra i vostri prodotti flop. E con questo è tutto. Vi invitiamo a seguire e a scoprire le novità del mondo beauty su ilgiornaledellabellezza.it e vi informiamo che il nostro giornale è presente sui canali social quale Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e LinkedIn, quindi nel caso in cui voi vogliate che vi recensiamo qualcosa di particolare, mandateci anche un messaggio in direct. Grazie per averci seguito e ci vediamo molto presto con una prossima recensione.